Vorrei iniziare dal racconto del momento. Innanzitutto, partendo da quello che facciamo e da quello che sento, credo che sia uno dei momenti più interessanti nella storia della moda del costume, perché un po' come in una scala in cui c'è un grande gradone e poi si procede per stabilire e stabilizzare le cose che sono vissute in questo cambio, ecco, siamo in quel momento lì, cioè siamo in un momento verticale in cui stanno succedendo tante cose che probabilmente si stabilizzeranno fra un pochino. Le silhouette sono diverse, l'approccio è diverso, il valore del prodotto è diverso, la personalizzazione è fondamentale, l'idea di vestirsi in un modo che sia più pulito ma più qualitativo, con meno glamour ma contemporaneamente con molto contenuto è passata. Sembra che la nuova uniforme sia appunto questo concetto che io chiamerei elevated workwear, altri chiamano lusso discreto. Il senso è lusso con dei contenuti moda ma pulito e sofisticato e con del prodotto che abbia valore nel tempo. Questo è, in questo senso, Zegna ha anticipato questo cambio, perché la collezione è andata in questa direzione già 3-4 anni fa, perché l'utilizzo di materiali super sofisticati con silhouette nuove è stata approcciata prima nella sfilata e poi ovviamente nel merchandising e nel buy dei negozi ormai da diverse stagioni, e quindi ci troviamo in un momento in cui lo stile Zegna è quello che il consumatore, un certo tipo di consumatore, cerca oggi. Credo che l'evoluzione di questo stile sia costante, ma alcuni capisaldi possono rimanere per un po' di tempo. In questo senso stiamo sperimentando sull'innovazione sulla silhouette che abbiamo completato qualche stagione fa, e in questo momento quella silhouette e il brand hanno una notevole trazione. In questo senso il Covid ci ha fatto vivere qualcosa molto velocemente, probabilmente senza il Covid quel qualcosa l'avremmo vissuto in un periodo molto più lungo. Io dico, esclamando, che probabilmente abbiamo vissuto in 3 anni quello che avremmo vissuto in 10 o in 15. Però in mezzo ci sono state tante cose che non torneranno come prima. Quindi, da un punto di vista valoriale, il Covid ci ha riportati a silhouette pulite e a forme essenziali. Ma da un punto di vista di contenuti, queste forme sono nuove, queste silhouette sono nuove. Ricordiamoci intanto che prima del Covid c'è stato lo streetwear, che ha premiato alcuni brand e ha sfavorito altri brand, ma ha insegnato, insieme al Covid, l'importanza dello styling personalizzato. Me lo metto quell'abito, ma ci metto una maglia e non la camicia. Utilizzo quello stile riconoscibile, riconosciuto, iconico, ma cambio la scarpa e lo faccio diventare mio. Ecco, in questo senso il processo e il passaggio dallo streetwear a quello che abbiamo vissuto durante il Covid a oggi è stato fondamentale per approcciare quello che invece vivremo da qui in avanti, cioè ciascuno sceglie un'immagine giusta per se stesso, o se non lo sa fare va in negozio e si fa consigliare. Il Covid è stato come un catalizzatore di tutto quello che c'era intorno, sicuramente forme più comode, tessuti più morbidi, prodotti da viaggio, però non necessariamente visti in un modo negativo, anzi quelle forme, quel comfort e quel tipo di dinamica è la nuova dinamica. È come se il nuovo styling avesse messo, grazie al Covid, il comfort al centro di quello che cerchiamo. La grandissima personalizzazione può essere vista in vari modi, come un grande problema se non la sai fare o non la puoi fare e se non la cavalchi, o come una grande opportunità. Nello specifico, Zegna è da sempre impegnato nel su misura, anzi ti dirò qualcosa di più. Zegna è nato con il su misura. Negli anni 70 gli allora amministratori, Angelo e Aldo Zegna, quindi rispettivamente il papà e lo zio di Gildo, lavorarono su, insieme con i sarti, con i designer e con i tecnici, su una standardizzazione delle misure, e Zegna creò uno strumento eccezionale che si chiamò e si chiama tuttora il metro strutturale, cioè ti misuro e grazie alle misure che prendo stabilisco il tuo drop. Diciamo cos'è il drop. Il drop è la differenza fra la misura delle spalle e la semivita. Quindi in origine
spalle 50 per taglia 50, drop 8 si limita a 42, 50 meno 8 in origine. Poi nel frattempo le cose sono cambiate, è rimasto però il concetto che il drop 8 è più stretto, il drop 6 è più grande, il drop 0 è praticamente una silhouette quadrata. Quel concetto, trasportato nel su misura, portò un'innovazione incredibile, per cui Zegna clusterizzò le misoni che riuscì a strutturare, ovviamente, con un processo industriale, poi a trasformare nel su misura di oggi. Per cui Zegna oggi è in grado di fare su misura di tutti i prodotti. In questo senso l'estrema personalizzazione ci aiuta. Siamo in casa dei clienti in 4 settimane, quindi tu vieni in negozio o con l'outreach, ci raggiungi o ti raggiungiamo telefonicamente, e l'istruzione di fare quella giacca, quel pantalone con quel tessuto, con quel colore, passa direttamente all'ufficio modelli, in 4 settimane hai il tuo abito, il tuo pantalone, la tua giacca a casa. In questo senso cavalchiamo questo momento. Fra i trend che ci sono sul mercato, quello che mi piace di più in assoluto è la maglieria. Credo che sia il trend del momento, non soltanto da un punto di vista di contenuto, ma anche da un punto di vista di reazione tecnica della maglia al corpo. Ti racconto un piccolo aneddoto. Facevo la Marangoni, primo anno, terzo giorno, quarto giorno. L'insegnante di allora ci fece guardare un film. È un film che rivisto oggi fa sorridere, ma allora aveva un significato. Questo film si intitolava Logan's Run, la fuga di Logan. E le persone che partecipavano a questo film futurista erano vestite di maglia o di jersey. 2 giorni dopo l'insegnante ci chiese ma che cosa avete notato? Ognuno di voi deve dirmi quello che ha notato. E arrivati al mio punto e al mio momento, io dissi ma professore, io ho notato innanzitutto che erano tutti vestiti di maglia o di jersey. E lui mi dice sì, è vero. E io continuo e gli dico, quindi secondo lei è il vestire del futuro? E lui mi disse, non è questione di se, soltanto di quando. È geniale, non necessariamente lui aveva ragione, nello specifico aveva ragione, ma è geniale il fatto che il comfort e la maglia vadano verso un'unica direzione. Il media con il quale sono fatti i capi nel tempo sarà sempre più confortevole e elastico. E in questo senso oggi vediamo non solo le maglie di maglia, le giacche di maglia, i pantaloni di maglia, gli abiti di maglia, gli outerwear di maglia, eccetera. Zegna, nello specifico, ha un progetto fantastico che si chiama Oasi Cashmere, fatto di cashmere 100% tracciabile. Saremo tracciabili, a dir la verità, fra 12 mesi al 100%, siamo già in una percentuale ben superiore al 50%. Sostanzialmente si conoscerà che cosa c'è all'interno di ogni capo dal source, cioè chi possiede le caprette del cashmere, che vende ad un'organizzazione che fa dei filati, dei tessuti, degli abiti e consegna al consumatore. Alla fine ci sarà questa magica chiusura della catena fra appunto chi produce e chi utilizza. Oasi Cashmere è un progetto evidentemente di cashmere 100%, 100% tracciabile, con una serie di performance totalmente sostenibile e soprattutto è il core della nostra maglieria. Ecco, la maglia con contenuti sarà il media del futuro, non soltanto per le maglie ma per tutto il resto. Una battuta. Certo. Allora, intanto, premesso che sono un grande sostenitore dei lavori artigianali e quando il lavoro artigianale si perde è difficile recuperarlo, mentre quando lavori più tecnologici o formattabili si perdono, sono più facilmente recuperabili. Il vero vantaggio di fare un lavoro artigianale è essenzialmente, secondo me, riconducibile a 2 fattori. Primo, di soddisfazione personale, perché trasformare una cosa che non ha vita in una cosa che ha vita tramite l'utilizzo delle mani e delle proprie capacità è priceless, cioè dà una soddisfazione incredibile. Un tessuto che è piatto e ha delle reazioni tecniche, meccaniche, diventa l'abito con il quale una persona si presenta grazie alle mani e alla capacità di un artigiano fantastico. E così è per i bottier, cioè quelli che fanno le forme delle scarpe, e così è per quelli che trasformano la pelle, e così è per chi lavora la maglia, eccetera. Secondo, oltre alla soddisfazione personale, i lavori artigianali saranno in assoluto, e in particolare in Italia, nel mondo ma in particolare in Italia, il mestiere, i mestieri del futuro, perché ci saranno sempre meno artigiani
in grado di trasformare delle cose in altre cose. L'utilizzo delle mani e il know-how di se stessi diventerà la chiave per vincere per i brand del futuro. Quindi se farete gli artigiani non vi pentirete.